Dopo le esperienze di Pieve a Maiano, dell'Orciolaia e dopo essere emigrato in Brasile, Don Angelo Sabatini arrivò a Levane il 5 settembre 1977, in un paese dove la chiesa era legata ai riti classici della messa e poco più. Don Angelo iniziò a costruire una vera e propria comunità, coinvolgendo soprattutto i ragazzi. Da lì nacque il campo estivo della Cornia, ricostruito da Rudere al luogo che negli anni ha accolto migliaia di bambini e famiglie. Il torneo dei Rioni, la festa dei nonni, aperto le porte del campettino, costruito l'oratorio e fatto vivere la parrocchia con quella porta sempre aperta e mai chiusa, a volte anche di notte. Avvicinare con il suo carisma generazioni di levanesi e non solo alla chiesa, slegata e legata allo stesso tempo a quei riti classici. Don Angelo è essenzialmente un punto di riferimento anche per noi giovani e forse anche, soprattutto per noi giovani, perché siamo nati e cresciuti con la sua presenza costante. Don Angelo, io a volte glielo dico, per me è quasi un nonno. Poi grazie a lui appunto ho potuto fare importanti attività, come per esempio la Cornia piuttosto che il Vivoratorio o Rioni. Sono comunque attività che sono state importanti per tutti i giovani che hanno vissuto la parrocchia e che la stanno vivendo. Levane adesso è comunità soprattutto grazie a lui. Forse la caratteristica principale è quella di avere un'attenzione verso qualsiasi persona, no? Sia quelle che frequentano gli ambienti della parrocchia tutti i giorni, ma anche quelli di tutta la comunità di Levane. Fin da bambino, quando lui ti vede, se ti vede anche da lontano, è sempre pronto a salutarti, a chiederti come stai, e questa attenzione credo poi crescendo ognuno di noi la sente, ecco, in tutti i percorsi che uno fa. Don Angelo in questi 40 anni ci è stato veramente vicino e allora la nostra comunità in questo momento vuole proprio fargli sentire l'affetto e la stima che abbiamo per lui. Organizzando con questa festa gli vogliamo veramente fare sentire questo e dirgli veramente: Don Angelo, noi ti si vuole bene per tutto il tempo che sei stato con noi. E domenica alle 10:30 una messa a lui dedicata sarà celebrata per i 40 anni di sacerdozio nel paese. Dopo la messa poi la festa proseguirà all'oratorio con un pranzo dove tutti i cittadini diranno grazie a colui che da quel 1977 ha creato un modo di fare chiesa che nel paese prima non c'era. La giornata incomincia dalla mattina alle 10:30, c'è la messa solenne e siamo tutti invitati a partecipare, perché a Don Angelo quando siamo tanti alla messa è contento. Venite con i bambini. Dopo la messa andiamo tutti insieme all'oratorio e mangiamo tutti insieme e facciamo un pranzo di condivisione, cioè ognuno porta qualcosa, si condivide con gli altri, tutti sono invitati a partecipare, a venire, anche se non possono venire a pranzo, possono venire anche dopo pranzo, fino alla sera, noi siamo aperti, e una fetta di torta si mangia tutti insieme e poi ci saranno dei giochi per i ragazzi, sarà un momento di festa.